Amici sportivi, buongiorno qui dal Bar Bristol di Grosseto. Bar Bristol si trova, ricordiamocelo, in Piazza Albegna, che negli anni passati è stato il centro per molti mesi di un bar sport, diciamo, dove Grosseto Sport faceva sempre in diretta le trasmissioni per l'Unione Sportiva Grosseto. Mi trovo qui con un amico, un allenatore in modo particolare del settore giovanile, di cui lui è amante, crede nei giovani, Giuseppe Tammaro. Pertanto Giuseppe Tammaro con il pseudonimo di Peppe, poi parliamo anche di questo pseudonimo. Tanto buongiorno Giuseppe. Buongiorno a te Franco. Giuseppe, vorrei parlare un po', che sei un grossetano d'adozione, sei circa 18 anni che sei venuto qui a Grosseto, in contemporanea con l'operatore di questa mattina, che è un nostro collaboratore di Grosseto Sport, Flavio Tammaro, che è tuo figlio, approfittiamo per fare un po' una cosa in famiglia. E poi vorrei tornare un passo indietro, forse due, e parlare un po' della tua carriera calcistica quando abitavi a Napoli, se non vado errato. Sì, abitavo a Napoli e la mia carriera calcistica inizia in eccellenza, dopo il settore giovanile, in alcune squadre nel napoletano, e poi ho iniziato a giocare in eccellenza in una squadra dietro l'aeroporto di Capodichino, in cui affrontavo pure giocatori che ormai erano scesi di categoria come Dirceu e Pasculli. Poi dopo mi sono arruolato e sono stato un po' in giro per l'Italia grazie all'aeronautica, sia in Romagna verso a Rimini, e poi dopo Rimini sono stato a Pisa, altri 4-5 anni mi hanno trasferito, e da lì sempre giocavo in seconda o in prima categoria, e poi dopo 4-5 anni di Pisa sono stato a Pantelleria, in un'isola di fronte la Tunisia, Capo Bon, proprio un'isola stupenda dove poi ho conosciuto pure mia moglie lì in quest'isola. Che saluto cordialmente, perché l'ho conosciuta, complimenti anche, perché è una persona veramente, io dico, unica, lo dico io pur avendola conosciuta per un paio di volte, molto fine ed elegante. Sì, siamo un po' opposti, lei di Milano, io di Napoli, abbiamo due mentalità. E siamo qui nel centro. Nel centro, a Grosseto, sì, abbiamo deciso di venire a vivere qui in un posto stupendo che lei già conosceva, pure io, però lei è ancora meglio di me, essendo venuta qui in vacanza tanti anni da ragazza, il padre la portava a Roccamare, quindi conosceva già la zona. Siamo venuti qui e poi ho iniziato a giocare pure qui in seconda categoria con Mister Ciolli, il fratello del calciatore, di Claudio, che lo saluto, che ora ha scritto un libro, gli faccio anche i complimenti. Il grande capitano per anni dell'Unione Sportiva Grosseto. Grosseto, sì, il grande capitano, il grande leader dell'Unione Sportiva, Andrea. Poi dopo ho iniziato a studiare, ad aggiornarmi per quanto riguarda per i patentini di allenatore, ecco perché mi piace ad allenare. Ho iniziato prima ad allenare alla Nuova Grosseto con la famiglia Lanzano, e poi da lì sono stato collaboratore di Pasquale Silvestro, un mister molto conosciuto in zona, che lui mi ha fatto conoscere determinati trucchi del mestiere, e nel Roselle, e poi da lì sono stato alla Virtus Maremma, all'Orbetello, dopo svariati corsi che ho fatto anche del calcio di strada. A livello di patentino, Giuseppe? Ho il UEFA B, sia il UEFA C e il UEFA B, ho preso l'ultimo patentino, e ho fatto anche dei corsi di Horster Wayne per quanto riguarda il calcio di strada dei ragazzi, che è un ex allenatore di hockey che insegnava nella cantera del Barcellona, perché sia in Germania che in Spagna utilizzano quella metodologia lì. Hai ricordato, scusami, Barcellona, la cantiera del Barcellona, allora il pseudonimo che ho detto Giuseppe Tammaro, detto
Peppe, perché? Sì, vabbè, perché un po' è il diminutivo di Giuseppe a Napoli, è il diminutivo, ma anche però, perché il mio idolo è, cioè mi ispiro molto a Pep Guardiola, nel senso per la sua metodologia del Barcellona, ecco. Io Beppe Guardiola l'ho conosciuto quando era a Brescia insieme a Roberto Baggio, siccome ho un'amicizia particolare con Roberto Baggio, cioè delle interviste fatte su a Caccia del Piano con la Fiorentina, veramente che sono uniche per me, le tengo sempre da una parte in un cassetto, perché non voglio che vadano perse anche una volta quando io non ci sarò più, perché mia figlia è già avvisata, e era un rapporto unico, lo cita anche Vincenzo Sabatini 10 giorni fa nel libro, dove dice: l'unico allenamento che ho saltato io da quando gioco a calcio è una volta, perché Franco mi ha portato a Coverciano a conoscere Baggio. Ecco, voglio dire, per me Roby lasciava tutto. C'era la Rai, volevano la Rai International per andare alla famosa partita Italia-Portogallo nel 1994 a Milano, che decideva per andare a USA 94, appunto. Sì. E lui non lasciava davanti a Vincenzo, cioè no, io c'era Barriale che lo voleva fare con un'intervista per Rai International, cioè no, io c'ho un amico che anni non lo vedevo, pertanto ho un grosso ricordo. Ma continuiamo con Guardiola, che ho conosciuto a Ospitaletto quando erano insieme nel Brescia. Sì, no, ma Guardiola mi ispira molto, nel senso perché lui è un tipo di allenatore che riesce nel giro, cioè con l'andare avanti degli anni, ad evolversi, perché il calcio comunque si evolve, perché comunque tutti hanno le grandi squadre dei match analyst, quindi studiano gli avversari, e lui si evolve. Tipo 2 anni fa incominciava nella costruzione dal basso a portare i terzini dentro il campo, e poi successivamente l'anno dopo ha incominciato a far sganciare tipo Stone, che è il difensore centrale che andava a prendere il posto dei centrocampisti, e quindi mi piace perché così diciamo crea disordine negli avversari, che non sanno, con questi movimenti, con queste rotazioni e con questi interscambi, non sanno dove si smarcano i giocatori, ecco. E quindi mi piace per tempi d'oggi. Poi sei stato con l'Atletico Grosseto. Sì, sono stato con l'Atletico Grosseto nella prima squadra, in terza categoria pure, che ho fatto una bellissima esperienza con i grandi. Io ti ho conosciuto in quel periodo. Dove lì ci siamo conosciuti, dove abbiamo vinto pure un bel trofeo, una coppa provinciale. E dopo due tentativi è andato a vuoto. Dopo due tentativi è andato a vuoto. Ero sempre presente con la... essendo detto stampa della federazione. Sì, che ringrazio la società che mi hanno dato questa opportunità per quanto riguarda Bernardo Pace e Pasquale Fiorino, che mi hanno dato questa possibilità, ed è stata una grande e bella esperienza, perché da lì ho capito anche, perché io venivo dal settore giovanile, però tu capisci in prima squadra di cosa c'è bisogno quando arrivano in una prima squadra. Poi che si tratta di terza categoria, di seconda o di serie A, il calcio alla fine è lo stesso, cioè nel senso che i giocatori cambiano a livello qualitativo, però il calcio è sempre lo stesso. Allora Giuseppe, veniamo ai tempi d'oggi, perché sì, sei anche rodato con la maglietta dell'Atletico Maremma. Vorrei che il nostro operatore riprendesse appunto il logo dell'Atletico Maremma. Quest'anno si è andato un po'... sei ritornato dalle parti di Orbetello? Sì, l'anno scorso avevo allenato ad Orbetello, che mi sono trovato pure molto bene, ed ora sto all'Atletico Maremma, che ringrazio. Che squadra hai? Ho gli Esordienti 2013, che giocano a 9, è un bel gruppo, ecco, un bel gruppo di ragazzi. Giovanissimi, 11 anni. Cioè. Sì, ho 11 anni, però ragazzi molto spigliati, molto poiché hanno tanta voglia. Qualcuno già è nell'orbita, oggi faceva il secondo provino nell'Empoli, è stato già adocchiato. E ringrazio molto la società che mi ha dato questa opportunità, con il dirigente Raffaele Izzo, Giovanni Della Volpe, e il responsabile Luca Russo. E vorrei approfittare anche per salutare un grande amico, Luca Vaselli, che è un po' Vaselli, direttore generale dell'Atletico Maremma, sia di prima squadra, anche se il settore giovanile
viene gestito a parte. Comunque è una società che veramente dopo la fusione tra San Donato e Albinia sta facendo grandi cose. Ieri abbiamo fatto pure un incontro con la Fiorentina, perché siamo una società affiliata, con Simone Pesci e con il capo scouting, diciamo, della zona, Antonio Senserini, ed è stata una bella giornata formativa. Anche se pioveva, di pratico abbiamo fatto poco, ma siamo stati in aula e ci ha spiegato determinate cose, come svolge l'allenamento la Fiorentina e che crede molto nel progetto, perché loro, se non sbaglio, un giocatore su tre deriva proprio da queste affiliate in tutta la Toscana, ed è un vanto per la Toscana, ecco, che i ragazzi crescano in questi settori giovanili. Giuseppe, se non hai altro da aggiungere, io direi siamo andati abbastanza lunghi, sì. Abbiamo un po' fatto il tuo escursus sulla tua nascita calcistica in quel di Napoli. Sì. Se vuoi dire qualcosa o salutare, se no ti saluto io. Ok, no, saluto tutti e tutte le squadre che mi hanno dato la possibilità di allenare, e niente, spero che si riesca a migliorare questi ragazzi, ecco, perché io sono dell'idea che a prescindere, i ragazzi in qualsiasi step loro siano, uno, due, ma io dopo un anno di allenamenti riesco a portarli a uno step superiore, migliorano, ecco, non accetto che i mister dicano sono scarsini. Saluto. Beh, tutti. Noi ci alziamo e così il nostro operatore ci riprende, vieni pure, sì. Giuseppe, qui come io ti ringrazio. Grazie. Della tua disponibilità. Grazie. Ai microfoni di Grazie a voi, Sport, di Grosseto. E ti auguro tutto quello che si può augurare a un amico, con il casco in bocca al lupo. Crepi. Grazie Franco e grazie di Grosseto Sport.